Buon pomeriggio e benvenuti a questo nostro spazio di approfondimento che precede il telegiornale dell'ora di pranzo. In questo momento scegliamo di approfondire la questione ancora della diffusione del Covid, fare un po' il punto della situazione nella nostra regione da questo punto di vista e lo facciamo in compagnia, in collegamento con l'assessore regionale alla sanità, nonché vice governatore della nostra regione, Riccardo Riccardi, che è in collegamento Skype con noi. Buongiorno e grazie del collegamento. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora innanzitutto Assessore le chiedo qual è la situazione attuale. Vediamo tante regioni italiane, alcune regioni italiane che rischiano la zona gialla. Qui vicino a noi c'è la Slovenia che sta vedendo aumentare i contagi. Il Friuli Venezia Giulia, quanto lontano è dalla zona gialla? Beh, in questo momento i nostri dati ci vedono insomma, ancora lontani dalla zona gialla e naturalmente noi speriamo che questa lontananza resti tale. È ovvio che però l'andamento del contagio esiste, è più alto dello scorso anno e ha delle dinamiche molto precise, ha a che fare con un fenomeno che è peculiare nostro, cioè abbiamo un'importante origine di importazione del nostro contagio. La mediana abbassa l'età e io insomma, penso che l'andamento delle fasce cromatiche abbia a che fare con una domanda ospedaliera che è inversamente proporzionale all'andamento della campagna vaccinale, che è una di quelle cose sulle quali dobbiamo continuare ad insistere perché presentiamo un andamento della vaccinazione che è un po' più basso rispetto a quello delle altre regioni. Un po' più basso in varie fascie d'età, no? In diverse fasce d'età. Sì, ci sono diverse fasce d'età, ma anche complessivamente l'abbiamo più basso, cioè noi abbiamo una popolazione scolastica che ormai ha superato l'adesione al 55%, però è ancora più bassa. Complessivamente abbiamo una platea sulla complessiva presenza delle persone che va al 66%, gli over 60 hanno superato un'adesione dell'80%, ma è chiaro che nella fascia 30-50 scontiamo ancora un ritardo di diversi punti. È un ritardo che in qualche modo insomma, state cercando di colmare. Oggi è uscita anche la notizia invece dei medici, infermieri e operatori sociosanitari, cosiddetti Novax o comunque che hanno scelto di non vaccinarsi, che hanno deciso di contestare, insomma, di fare ricorso al TAR contro la sospensione prevista, no, in questi casi. Come si stanno preparando le varie aziende sanitarie della nostra regione per controbattere, insomma, a questi laboratori? Le aziende sanitarie fanno il loro lavoro e quindi applicano quelle che sono le norme di legge. Le norme di legge stabiliscono che un sanitario deve essere vaccinato per fare la sua attività. Qualora non ci siano delle ragioni particolari, nel senso che sia una deliberata decisione di non vaccinarsi, le aziende sanitarie o riescono a trovare una collocazione diversa, altrimenti ci scatta la sospensione. Questa è la norma che è molto difficile da applicare, che vede una resistenza da parte di personale sanitario, che ovviamente abbiamo visto tutti dalle prime azioni sulla procedura, che come sempre è molto complessa e articolata dal trattamento dei dati alla residenza, alla possibilità di raggiungere le persone alle quali contestare questo tipo di scelta. Viviamo in un paese che ha l'emergenza sanitaria da una parte e continua ad avere le stesse regole sul trattamento dei dati. L'emergenza sanitaria dovrebbe superare queste cose. Ed è chiaro che le aziende lavorano nel rispetto della norma e tutti ci auguriamo che questa norma possa essere applicata, nonostante la grande preoccupazione per dei professionisti che continuando a non scegliere la vaccinazione, evidentemente indeboliscono anche quella che è la struttura
Ecco, vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento perché non è buonissimo. Credo si sia interrotto il collegamento con l'assessore Riccardi, che credo ci chiamasse proprio da Palmanova, dalla centrale della Protezione Civile. Vediamo se riusciamo a recuperare l'audio e il video. Riproviamoci. Eccoci qui. Sì, non è un problema della Protezione Civile, ma io sono collegato col mio iPad, quindi c'è un problema Ah, di ok, internet questo è il di linea, problema. ecco, non capisco. No, dicevo che le aziende sanitarie applicano quelle che sono le regole nei confronti dei sanitari, poi i sanitari resistono, purtroppo applichiamo regole in condizioni di emergenza non avendo gli strumenti dell'emergenza, e questo ovviamente è un limite. È un limite. Continuano anche le manifestazioni, sempre in tema di Novax, ma anche diciamo così, per quanto riguarda le cosiddette cure domiciliari, no? Ce ne sono state alcune anche qui a Trieste, una particolarmente affollata. Ci sono tante persone, insomma, che chiedono questo tipo di cure. Che cosa si sente di dire, insomma, a tutte queste persone, anche alla luce di quelle che sono le scelte a livello nazionale? Ma mi sento di dire che noi dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti possibili per contrastare la pandemia, quindi ovviamente il virus, fermo restando che questi però processi devono avere un'evidenza scientifica chiara, devono essere autorizzati dagli organi competenti, perché altrimenti se qui ognuno crede di poter fare come pensa, io sono sicuramente convinto che lo sforzo di chi sostiene queste cose abbia una ragione nell'essere sostenuto, però viviamo in un paese e in un sistema che deve rispettare una regola, ci sono gli organi deputati ad autorizzare questo tipo di processi, nel momento in cui questi processi sono autorizzati, ben vengano nell'applicazione di misure alle quali guardo con favore, cioè le cure domiciliari, le attività preventive, sicuramente sono soluzioni che devono essere incentivate, ma queste devono avere un'evidenza scientifica e l'autorizzazione degli organi competenti. Ci sono anche delle belle notizie che arrivano proprio da Trieste, è nato a Trieste questo nuovo metodo per diagnosticare subito il Covid, no? Con una precisione, leggiamo appunto sui giornali, dal 98%, quindi uno studio condotto dalla clinica medica di Catinara con l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, la SUGI e l'Università di Trieste. Questa è una scoperta importante che può dare buone possibilità, insomma, sul fronte proprio della diagnosi precoce. Ma io guardo con favore e interesse tutte queste energie che riescono a trovare delle soluzioni, quindi a me spetta soltanto di auspicare che queste così, novità vengano individuate e naturalmente esprimere la gratitudine e tutto il talento dei nostri professionisti che ci consente di affrontare anche con soluzioni nuove questo virus che al di là di tutto, questo è il mio appello, resta tra di noi e quindi l'appello alle persone che non hanno ancora deciso di vaccinarsi di farlo e anche il rispetto di quelle regole di distanza e di utilizzo delle mascherine che ci può aiutare a fronteggiare una situazione che non presenta le condizioni di gravità che abbiamo conosciuto, ma è ancora presente tra di noi. Assessore, come vede dal suo punto di vista, immagino poi anche in stretta collaborazione con i suoi colleghi di giunta, del ritorno ormai imminente, insomma, della scuola, no? Della riapertura delle scuole? Cosa succederà secondo lei? Qual è la situazione da questo punto di vista? Insomma, la popolazione scolastica è sicuramente una popolazione che di per sé non ha un grandissimo rischio rispetto a se stessa, ma è portatore di contagio, quindi è chiaro che anche lì la vaccinazione diventa determinante. Noi stiamo cercando di fare tutte le cose possibili per ridurre assembramenti e quindi consentire un normale rientro a scuola. L'unica cosa che nessuno di noi vuole e spera di non dover rivedere è una richiusura delle scuole. È stata una sconfitta per tutti, quindi attiveremo tutte le procedure che abbiamo già attivato, in più per quel che riguarda la nostra regione, attiveremo anche un processo di sorveglianza sanitaria in alcune scuole Sentinella, dove faremo 1.000 test salivari al giorno proprio per incentivare un'attività di monitoraggio
di quella che è la popolazione scolastica. Di per sé, lo continuo a dire, la scuola è un luogo sicuro. È evidente però che la popolazione scolastica non va solo a scuola, deve arrivare a scuola e deve uscire dalla scuola, quindi fa la sua vita normale e quindi ovviamente avendo comunque una copertura vaccinale che non arriva al 60% può essere motivo di veicolo di contagio. Per questa ragione dobbiamo continuare a lavorare sulla vaccinazione. Sulla vaccinazione, però diciamo che il personale scolastico, almeno all'inizio della campagna vaccinale, era abbastanza così, aveva aderito in maniera abbastanza massiccia, no, alla campagna stessa. Poi adesso ovviamente ci sono anche gli studenti, naturalmente dai 12 anni in su, che possono, sono invitati naturalmente a vaccinarsi. La situazione quindi adesso è intorno al 60%, ci dice. Noi siamo al 55% dell'adesione della fascia 12-19, mentre abbiamo una copertura sostanzialmente quasi, insomma, totale, del personale scolastico. C'è stata una grande risposta, e questi vanno ringraziati, gli insegnanti, va ringraziato il corpo non docente che lavora all'interno delle strutture delle scuole, ha dato una grande prova, perché ha aderito in maniera importante alla vaccinazione, e questo sicuramente rende ancora di più le scuole sicure. Le faccio ancora un'ultima domanda, Assessore, poi la lasciamo ai suoi tanti impegni. Oggi, sempre sul giornale, leggiamo che nei prossimi 10 anni andranno in pensione oltre 500 medici di base. Questo può essere un grosso problema, no, per tutti i pazienti della nostra regione. Tra questi ci sono anche 48 pediatri. Si parla qui di corsa contro il tempo, no, per tentare di sostituirli. Che cosa state mettendo in campo per far fronte con anticipo, insomma, a questa situazione che si verificherà nei prossimi anni? Ma guardi, questa è una storia che parte da molti, molti anni fa, sulla quale non si è resi conto di questo, non sono adottate le misure per fronteggiare questa situazione che si presenta in questo periodo. Ho la fortuna di vivere anche questa storia. Le regioni hanno competenze limitate rispetto a questo, cioè nel senso che possono intervenire rispetto a quelle che sono le regole vigenti, si può cercare di lavorare come stiamo cercando di fare su alcune misure. Però è evidente che la partita riguarda la revisione dell'accordo nazionale della medicina generale, cioè le regioni stanno spingendo, è un meccanismo anche di revisione del rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale che diventa fondamentale su questo. Vengo anche di qualche richiesta di commissione che viene criticata perché non viene convocata. Se qualcuno vuole fare qualche passerella, gliela faremo fare volentieri, ma se qualcuno immagina di risolvere il problema della medicina generale all'interno della terza commissione sanità, probabilmente non ha ancora capito quello di cui stiamo parlando, quello che non capire. Allora, ringrazio l'assessore regionale della sanità Riccardo Riccardi per questo collegamento. Buon lavoro e al prossimo appuntamento qui su Tele4. Altrettanto a voi, grazie. Grazie, grazie davvero. Quindi questa è la situazione come ce l'ha illustrata appunto il vice governatore Riccardi con delega alla salute per quanto riguarda proprio la situazione nel Friuli Venezia Giulia. Al momento insomma siamo lontani dalla zona gialla, ma è chiaro che l'attenzione rimane alta. Rimane alta anche perché leggiamo appunto la notizia di cui parlavamo proprio con l'assessore. In Slovenia invece sta salendo la curva dei contagi. La Slovenia noi la consideriamo un po' una regione vicina a noi, no? Essendo appunto stando la vicinanza proprio fisica. Slovenia sale la curva dei contagi, tasso di positività oltre il 18%. Sono stati quasi 400 ieri i positivi registrati nelle precedenti 24 ore su poco più di 2.000 tamponi processati. È stato vaccinato il 41% della popolazione. Questa è la situazione in Slovenia, quindi torna ad aggravarsi la situazione pandemica in Slovenia. Erano 388 ieri i positivi registrati nelle precedenti 24 ore su 2.119 tamponi processati, un tasso di positività del 18,3%, quindi sono numeri molto alti proprio in percentuale. Come riporta un servizio di TV Capodistria, cresce anche il numero dei ricoverati, 66 di cui 15 in terapia intensiva, ma nessuno
nessun nuovo decesso, fortunatamente. In aumento anche il tasso di incidenza settimanale, che ha raggiunto i 275 contagi ogni 100.000 abitanti. Finora sono state vaccinate 971.000 persone, mentre 871.000 hanno completato del tutto proprio il ciclo vaccinale, ossia il 41% della popolazione. Quindi questa la situazione nella vicina Slovenia. Poi abbiamo visto anche altre regioni invece italiane, in particolare quelle più a sud, le isole in particolare, che rischiano in qualche modo la zona gialla proprio per la crescita dei contagi e della situazione ospedaliera un po' più pressata, diciamo così. I casi di ieri erano in Italia però 5.923 e 23 le vittime. Il tasso di positività in Italia in questo momento è del 3,3%. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Subito dopo comincia il nostro telegiornale dell'ora di pranzo. Fra pochissimo. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Il sistema dell'accoglienza a Trieste regge solo se continuano i trasferimenti in altre città. Così Don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas di Trieste, sull'emergenza profughi. Vediamo il servizio di Gianluca Palladini. Dopo gli oltre 200 rintracci di questo fine settimana nella provincia di Trieste, anche oggi sono arrivati 22 migranti dalla rotta balcanica. Tutte le forze di polizia hanno avuto il loro bel da fare nel gestire il fenomeno, in particolare la polizia di frontiera di Trieste. Come invece regge il sistema di accoglienza profughi nel capoluogo giuliano? Certamente anche ieri una giornata importante di rintracci, ma direi che non è un numero così diverso dai numeri che avevamo già visto. Direi che c'è un trend quotidiano, giornaliero. Il sistema di Trieste funziona e regge se le persone vengono ridistribuite sul territorio. Cioè è impensabile che tutte le persone che arrivano a Trieste si fermino a Trieste. È importantissima l'azione che sta facendo la prefettura, e cioè quella di smistare le persone via dalla città in regione o anche in altre regioni. In questo modo il sistema può reggere e regge. Può nel prossimo futuro incidere sull'aumento dei flussi della rotta balcanica la situazione in Afghanistan? A breve è difficile immaginare che ci siano degli incrementi improvvisi, anche perché se queste persone, almeno quelle della rotta balcanica, vengono a piedi, non è che arriveranno in breve tempo qui. Piuttosto bisognerebbe pensare seriamente alla questione corridoi umanitari o, come già sta avvenendo, e quindi un modo diciamo organizzato, concreto e anche soprattutto pratico per portare queste persone alla salvezza o almeno da questa parte del mondo, e con le dovute maniere e soprattutto con un sistema organizzato e ben gestito. La politica, campagna elettorale ormai nel vivo, il sindaco in carica Roberto Di Piazza ha presentato oggi i nuovi elementi che compongono la sua lista, evidenziando la coesione di tutte le componenti del centrodestra sulla sua ricandidatura. Vediamo. In attesa di ricevere in città i big nazionali, la prima sarà la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il 9 settembre, la lista di Piazza scalda i motori in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Nel presentare alcuni recenti ingressi in suo sostegno, il sindaco in carica evidenzia quella che secondo il suo giudizio è una delle principali differenze tra questa campagna e quelle del passato in relazione ai diversi schieramenti in campo. A suo tempo c'era un candidato del centrodestra e un candidato del centrosinistra. Adesso abbiamo tutto il centrodestra attorno al sindaco Di Piazza che si ripropone con un programma elettorale unito. Loro sono disuniti, un sinistra che non esiste, nel senso Russo da una parte, la Terza dall'altra, Bandelli dall'altra, la Richetti dall'altra, senza un programma. Sarà interessante vedere se poi si mettono insieme a un eventuale secondo turno come faranno a fare sintesi.
Oltre ai sostenitori storici della lista di piazza, coordinati dall'assessore Giorgio Rossi, sono stati presentati volti nuovi, tra cui Matteo Lacoseliac, Stefano Norbedo, Giampiero Dell'Agata, Leandro Paronuzzi, oltre ai due esponenti di Progetto FVG, Alice Tesserolo e Giorgio Cecco. Beh, la mia credo che sia veramente una squadra coesa e innanzitutto con degli obiettivi concreti, dal Porto Nuovo al Porto Vecchio allo sviluppo della città. Questa è la cosa più importante, insieme per la città di Trieste. Tematiche green, ma non solo, nel programma di Tiziana Cimolino, candidata a sindaco a Trieste per la lista Sinistra in Comune e Verdi. Vediamo. Beh, i punti salienti sono due, fondamentalmente l'ambientale e quello sociale. Noi vogliamo concentrarci su queste due tematiche perché sono quelle che naturalmente rispondono alle esigenze del futuro della nostra città. Sociale e ambiente, ambiente e sociale. Questo è il mantra della campagna elettorale di Tiziana Cimolino, candidato sindaco di Sinistra in Comune e Verdi. Il medico prestato alla politica però affronta anche un altro tema quanto mai attuale, quello della movida, specie quella molesta, stando alla Cimolino, bisogna introdurre una nuova figura sulla scorta di quanto fanno altri paesi europei, il sindaco della notte. Il sindaco della notte è una persona di esperienza che regola e guarda tutto quello che succede durante la notte e crea delle strategie affinché questo sia supportabile da parte della città. Abbiamo molte persone che si lamentano della movida, altre dei servizi, quindi il sindaco della notte è un sindaco che già provato in altre città europee ma anche extraeuropee ha dato buoni risultati, addirittura esistono dei convegni dei sindaci della notte. Non manca poi da parte della candidata alla poltrona di sindaco di Trieste un riferimento alle politiche green che il suo movimento intende portare avanti e alle politiche ambientaliste solo di facciata di cui a sua detta sono intrisi i programmi elettorali delle altre liste. Perché molti dei programmi sia a destra che a sinistra sono dei programmi che vengono considerati così greenwashing, cioè dei programmi un po' dipinti di verde, mentre noi crediamo che bisogna essere seri, bisogna essere efficaci e portare un programma che porti veramente dei risultati. A Trieste negli ultimi anni abbiamo visto che invece il non se poll, soprattutto su questi temi, è stato un po' il leitmotiv. E il TLT chiede a gran voce l'applicazione integrale del trattato di pace. Tramite il candidato sindaco Marchesic sottolinea le urgenze a cui far fronte nell'immediato per i cittadini triestini. Vediamo. Noi come federazione del territorio libero di Trieste abbiamo al primo punto l'applicazione integrale del trattato di pace, che è anche legge dello Stato italiano e anche previsto dalla Costituzione italiana. In breve vogliamo la zona franca integrale, il porto franco internazionale, pensioni detassate e togliere le accise dalla benzina. Così Giorgio Marchesic, portavoce del territorio libero di Trieste e candidato sindaco. L'applicazione integrale del trattato di pace per favorire Trieste come zona franca è un elemento imprescindibile per il TLT. Come raggiungere questi obiettivi? Noi a Trieste abbiamo il commissario di governo, che la figura del commissario di governo è molto differente da quella di prefetto. Quindi noi, come diciamo eventualmente sindaco, ma anche come diciamo rappresentanti eletti nelle istituzioni, possiamo interpellarlo e chiedere che qualsiasi legge italiana che deve essere praticamente applicata a Trieste venga discussa con gli enti preposti, quindi anche col Presidente della Camera di Commercio e vari diciamo responsabili della vita politica ed economica cittadina. Non solo questo, Marchesic ha posto un accento anche su altre urgenze per i cittadini di Trieste. Come la ricostruzione della piscina terapeutica, anche possibilmente anche un'altra, la costruzione di un'altra. Abbiamo ovviamente intenzione di, se si potrà, rilanciare il commercio triestino, rilanciare lo sport cittadino, tutte quelle cose che a nostro avviso è di normale amministrazione. Ora notizie di cronaca. Nel pomeriggio di ieri un cittadino turco è stato denunciato per violenza privata, danneggiamento dopo aver strappato di mano e gettato a terra il cellulare di una donna con cui aveva litigato per un parcheggio in viale Miramare. L'uomo di 42 anni è stato raggiunto da un equipaggio della squadra volante della questura che dopo aver identificato le parti ha denunciato l'uomo.
Ieri sera sempre la polizia ha denunciato un cittadino nigeriano di 38 anni per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Personale del reparto prevenzione crimine di Padova, che coadiuva quello della questura di Trieste nel controllo del territorio, è intervenuto in via Trissino per la segnalazione di una lite fra alcuni cittadini stranieri. Alla vista degli operatori l'uomo ha posto resistenza e accompagnato negli uffici del polo di San Sabba dopo le formalità di rito è stato denunciato in stato di libertà. Ancora i carabinieri della radiomobile di Aurisina nel corso dei controlli di retrovalico a Fernetti hanno rintracciato un 41enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. Viaggiava su un autobus di linea diretto in Francia. I carabinieri lo hanno arrestato e al termine delle formalità di rito lo hanno accompagnato di nuovo al Coroneo, dove sconterà 8 mesi di reclusione. Oltre 2 chilometri di coda al casello dell'Isert in entrata questa mattina. Il serpentone di veicoli arrivava all'altezza degli autogrill di Sistiana. La coda è stata determinata da una concausa tra controesodo dei turisti che fanno rientro a casa dalle vacanze in Istria e Dalmazia e dalla contemporanea ripartenza del traffico pesante rimasto fermo nel weekend. Molto probabile inoltre che ai vacanzieri che avevano già messo in programma il rientro se ne siano aggiunti altri che hanno lasciato le coste croate a causa dell'arrivo del maltempo. Autovie Venete segnala anche in mattinata delle code tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, eppure tra Portogruaro e Cessalto sempre nella medesima direzione. Come vediamo delle immagini particolarmente significative della situazione di questa mattina. L'annunciata ondata di maltempo è arrivata stamani su tutto il Friuli Venezia Giulia, costringendo un po' tutti a recuperare gli indumenti autunnali dagli armadi in una sorta di anticipo d'autunno. Marco Stabile. Fuori le giacche a vento, maglia a maniche lunghe e scarpe a prova di pioggia. Dopo l'afa che ha contrassegnato i primi 20 giorni d'agosto, i temporali odierni danno la prima svolta alla coda dell'estate. Bora forte, precipitazioni intense e un brusco abbassamento delle temperature. A dare la sferzata alla situazione meteo è un'area di instabilità in arrivo dall'Europa centrale, che ha portato fenomeni temporaleschi sulle regioni settentrionali italiane, specialmente a nord-est, fenomeni che si estenderanno intensificandosi all'Emilia-Romagna e successivamente a parte del centro Italia. A spiegarlo è la Protezione Civile, che fa notare come la principale conseguenza sarà l'abbassamento delle temperature, specie nei valori massimi. E in effetti, dopo le avvisaglie del primo mattino, che hanno permesso a qualche temerario di avventurarsi ancora sul Mole Audace per qualche scatto, è stato il momento di ritirarsi al coperto un po' per tutti. Secondo l'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA, i fenomeni temporaleschi dovrebbero esaurirsi nella giornata odierna, ma anche martedì e mercoledì la bora continuerà a soffiare sul golfo, ma il cielo resterà sereno. Vedremo nel dettaglio le previsioni dell'OSMER, ma ora ci colleghiamo per vedere se ci sono problemi legati proprio al maltempo di altra natura, al traffico cittadino. Allora, siamo in linea con Fulvio De Grassi, è giusto? Mi conferma? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, mi sentite? Sì, buongiorno. La sentiamo. Allora, nel nostro consueto collegamento volevamo intanto sapere se ci sono stati dei problemi, degli interventi per quanto riguarda la bora, la pioggia, insomma qualche problematica in più rispetto al traffico normale consueto. Allora, diciamo, al momento abbiamo segnalazione di un intervento di vigili fuoco in Piazzale Giarrizzole per la caduta di un albero. Noi stiamo operando invece in viabilità sulla Coroneo Largo Piave e la Coroneo Zanetti, in quanto sono saltati, ma già da ieri i semafori sono a lampeggio, perciò attenzione a chi passa da quelle parti. Non è strettamente legato a questo maltempo, credo. Per fortuna non abbiamo notizie al momento di grossi disagi. Da quanto posso vedere sulle telecamere il traffico è abbastanza scarso e anche nella mattinata, visto anche appunto le condizioni meteorologiche, non era intenso. Ovviamente attendiamo, perché spesso i danni provocati dalla bora, quali cadute di tegole o d'altro, magari vengono rinvenuti più avanti, anche quando i fenomeni sono già quasi ultimati. Per il resto, ripeto, per fortuna niente di grave, anche come sinistrosità stradale,
nessun incidente con feriti gravi, niente di particolare, interventi di routine. Devo segnalare ancora, oltre al discorso sempre dei due impianti semaforici, che sono a Lampeggio, ripeto, in via Coroneo, altezza Largo Piave e altezza via Zanetti, per lavori è chiusa la via dell'Industria, però con accesso consentito ai frontisti, sempre che i lavori lo consentano. Bene. E per il momento, a parte, sì, ancora segnalo, ma se il tempo continua così non credo effettueranno, ed sono previsti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade in strada Friuli, zona Roiano, Greta, Bonomea, ma chiaramente se le strade sono bagnate non se ne fa niente. Vi lascio. È chiaro. Grazie, grazie. Allora buon lavoro, buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Buona giornata a tutti. E allora concludiamo proprio con il dettaglio velocemente delle previsioni del tempo, quindi l'abbiamo già sentito nel servizio di Marco Stabile. L'Osber ci dice tra gli aggiornamenti che oggi è previsto cielo in genere nuvoloso con rovesci e temporali sparsi e piogge anche abbondanti, localmente anche intense, e farà più fresco, soffierà bora moderata in pianura, sostenuta specie al mattino sulla costa, mentre per la giornata di domani il tempo volge al bello, da poco nuvoloso variabile, con più nubi di pomeriggio sulla zona montana, però soffierà ancora bora moderata su costa e zone orientali, quindi qui da noi a Trieste. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio. Thank you.